Vi presento la nuovissima Cassiopea MN300, un attrezzo che ho voluto personalmente più che altro per la pesca quando andiamo in zone dell'Oceano Atlantico dove servono veramente attrezzi potentissimi, perché spesso serve di lanciare grammature molto ma molto sostenute, fino anche a 250 grammi di piombo. Questa canna inoltre ha una struttura rinforzata rispetto alla versione precedente, che era semplicemente la Cassiopea 300, ed è stata completamente ridisegnata, sempre ovviamente in tre pezzi che finiscono in una punta in carbonio tubolare abbastanza sensibile e tutta sistemata e calibrata per poter lanciare grammature davvero sbalorditive. È una delle poche canne, tra l'altro, sul mercato ad avere veramente un casting di 300 grammi. Questa canna è stata provata molto, infatti l'ho provata personalmente a Capo Verde, nell'isola di São Vicente, e anche alle prese con squali da 100 kg la canna veramente non ha dato mai segni di cedimento. Della Cassiopea MN c'ha poco, perché qua del materiale ne è stato messo davvero molto per poter ottenere una canna di questa rigidità. E comunque l'ottimo carbonio CX2 che è stato utilizzato è stato ottenuto con una tecnologia di assoluta avanguardia e anche molto leggero. Ovviamente su questo tipo di attrezzo è stato fatto un'anellatura Fuji Alconite ibrida con diametri molto larghi, infatti anche sul cimino troviamo un puntale da 12, e perciò la canna è tutta calibrata per poter montare qualsiasi tipo di mulinello, rotante o fisso che sia. L'importante è che questo mulinello che andrà ad abbinarvisi sia molto potente, questo è fondamentale, altrimenti si azzererebbe tutta la potenza dell'attrezzo. Il procedimento che abbiamo utilizzato è lo stesso delle altre Cassiopea, di fatto era l'unica Cassiopea che non era stata portata nella versione MN, ora anche questa è stata dotata di tutti e le rifiniture e di dispositivi con la classica spiralatura che caratterizza tutta la serie.